Dopo il cambio in panchina con il subentro di mister Mauro Il Pineto, vince per 1-0 contro l'Aurora Alto Casertano. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa Paoli regala il successo ai biancazzurri. Calcio d'inizio per gli ospiti, pronti via, e i biancazzurri hanno la prima chance degna di nota. Minella, neoacquisto, sulla ribattuta sparalto da buona posizione al quarto d'ora. Ripartenza degli adriatici, Romano pesca Minincleri che piazza salvataggio dei campani sul colpo da biliardo del numero 10. L'Aurora Alto Casertano non ci sta a fare la parte della vittima sacrificale. Palumbo sgroppa e penetra in area, bravo Mercorelli ad anticipare il numero 9 avversario. Nella ripresa il match recita lo stesso copione della prima frazione. Al 53esimo su corner, azione confusa in area. Le Aquile provano il colpo gobbo ma Mercorelli blocca senza patemi. La risposta del Pineto arriva 10 minuti più tardi. Minincleri, splendida sforbiciata nel cuore dell'area avversaria. Pallone alto sopra la traversa. Ancora all'11 di mister Amaulo, ci prova alla mezz'ora. Romano su cross di Rea, non c'entra il bersaglio grosso. Dalla parte opposta pasticcio della difesa biancazzurra. Romeo dal cerchio di centro campo va vicinissimo al gol della domenica. Gli equilibri si rompono finalmente alla mezz'ora. Minincleri conclude, Vitiello smanaccia sul pallone vagante, Pezzotti pennella e Paoli incorna e confeziona il cioccolatino dell'ex San Benedettese. Nei 6 minuti di recupero non succede più nulla. Il Pineto vince per 1-0 contro una coriacea Aurora Alto Casertano. Che ci fosse stata la sofferenza lo sapevo prima di iniziare la gara. D'altronde domenica hanno pareggiato in 10 contro il Tolentino, che oggi ha battuto il Trastevere, quindi questi risultati già lascia diciamo, pensare e credere che non c'è niente di facile in questo campionato, bisogna giocare le partite. E quando poi sembra tutto scontato che il risultato, guardando la classifica, sia facilissimo, poi vi siete resi conto anche voi che così non è. E interessavano i 3 punti, sono arrivati. Sicuramente possiamo fare molto meglio, la squadra giocava contratta, nervosa, più passava il tempo più magari c'era diciamo la paura che anche oggi non arrivasse la vittoria. Secondo me la prima mezz'ora abbiamo fatto molto bene sugli esterni, sull'esterno siamo andati bene con Bruno Cascione dalla parte, con Minincleri di qua, con Pezzotti abbiamo messo diversi palloni, lì forse dovevamo essere più cattivi e incisivi sotto porta. Poi dopo sicuramente è venuta fuori qualche ripartenza della squadra avversaria, un po' ci ha messo sinceramente in difficoltà. Però poi con una buona giocata abbiamo sbloccato questo risultato e l'importante era i 3 punti. La ringrazio per la verità, ce lo domandiamo anche noi come mai questa classifica. Noi abbiamo iniziato una nuova fase con molti under in campo. Oggi, senza nulla togliere a Pineto, perché anche loro hanno giocato, però credo che questa sconfitta sia immeritata, poc'anzi l'ha sottolineato stesso lei. Noi giochiamo partita per partita, vogliamo onorare questo campionato, perché fino all'ultimo, finché la matematica non ci condanna, noi ci giocheremo tutto, daremo la vita su ogni campo. Ripeto, siamo pieni di under e questa è la strada che vogliamo proseguire.